Lo scorso anno ho letto il libro di Dale Carnegie Come trattare gli altri e farsi amici. Feci anche una recensione che magari lascio qui da qualche parte nel caso sei curioso di andare a reperirla e vederla. Partendo da quel libro e da un estratto in particolare chiamato Father Forgets, vi dico quello che intendo, ma solo dopo la sigla. Bentornati, come sempre io sono Pasquale e questo è Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto, nonché educatore finanziario IF. Oggi faccio un video noioso che farà pochissime views, ma lo faccio lo stesso. Credo sia profondamente importante capire che l'unico modo per crescere finanziariamente sia prima di tutto quello di crescere dal punto di vista personale e comportamentale. Capire gli altri serve anche a capire se stessi, a migliorarsi, ad essere delle persone migliori e per cui anche entrare in quella forma mentale, forma mentis, come si dice, che ci possa fare prendere le decisioni giuste. L'estratto in questione mi ha particolarmente colpito perché è una dichiarazione da un padre a un figlio e io sono papà da solo 2 anni e mezzo. Ma lo riprendo in considerazione perché è un concetto che si può applicare a qualsiasi comportamento o persona o situazione. Il passo del libro che andrò a leggere e che è stato scritto da W. Livingstone Learned va proprio a chiudere il capitolo stesso che viene concluso da Carnegie con la seguente frase: invece di condannare l'operato della gente, cercate piuttosto di capirla. Cercate di immaginare perché la gente fa quello che fa. È molto più utile e interessante che criticare, ed esso genera compassione, tolleranza, gentilezza piuttosto che disprezzo. Chiudo il video con la sola lettura, senza alcuna chiusura. Per cui vi do un abbraccio a tutti voi. Spero che i pochi che ascolteranno questa lettera ne capiranno il motivo, non solo perché papà, ma perché sono persone che vogliono crescere dentro. Buon ascolto. Ascolta, figlio. Ti dico questo mentre stai dormendo, con la manina sotto la guancia e i capelli biondi appiccicati alla fronte. Mi sono introdotto nella tua camera da solo, pochi minuti fa. Quando mi sono seduto a leggere in biblioteca, un'ondata di rimorso mi si è abbattuta addosso e, pieno di senso di colpa, mi avvicino al tuo letto. E stavo pensando a queste cose. Ti ho messo in croce, ti ho rimproverato mentre ti vestivi per andare a scuola perché invece di lavarti ti eri solo passato un asciugamani sulla faccia, perché non ti eri pulito le scarpe. Ti ho rimproverato aspramente quando hai buttato la roba sul pavimento. A colazione anche lì ti ho trovato in difetto. Hai fatto cadere cose sulla tovaglia, hai ingurgitato cibo come un affamato, hai messo i gomiti sul tavolo, hai spalmato troppo burro sul pane e quando hai cominciato a giocare e io sono uscito per andare a prendere il teno, ti sei girato, hai fatto ciao ciao con la manina e hai gridato ciao papino ed io ho aggrottato le sopracciglia e ho risposto su dritto con la schiena e tutto è ricominciato da capo nel tardo pomeriggio perché quando sono arrivato eri in ginocchio sul pavimento a giocare alle biglie. E si vedevano le calze bucate. Ti ho umiliato davanti agli amici, spedendoti a casa davanti a me. Le calze costano, e se le dovessi comprare tu, le tratteresti con più cura. Ti ricordi più tardi come sei entrato timidamente nel salotto dove leggevo, con uno sguardo che parlava dell'offesa subita. Quando ho alzato gli occhi dal giornale, impaziente per l'interruzione, sei rimasto esitante sulla porta. Che vuoi? Ti ho aggredito brusco. Tu non hai detto niente. Sei corso verso di me e mi hai buttato le braccia al collo e mi hai baciato e le tue braccine mi hanno stretto con l'affetto che Dio ti ha messo nel cuore che, anche se non raccolto, non appassisce mai. Poi te ne sei andato, sgambettando giù dalle scale. Beh, figlio, è stato subito dopo che mi è scivolato di mano il giornale e mi ha preso un'angoscia terribile. Che mi sta succedendo? Mi sono abituato a trovare colpe, a sgridare, e questa è la ricompensa per il fatto che sei un bambino e non un adulto? Non che non ti volessi bene, ben inteso. Solo che mi aspettavo troppo dai tuoi pochi anni e insistevo stupidamente a misurarti col metro della mia età. E c'era tanto di buono, di nobile, di vero nel tuo carattere. Il tuo piccolo cuore così grande come l'alba sulle colline. Lo dimostrava il generoso impulso di correre e darmi un bacio della buonanotte. Nient'altro per stanotte, figliuolo. Solo che sono venuto qui, vicino al tuo letto, e mi sono inginocchiato, pieno di vergogna. È una misera riparazione. Lo so che non capiresti queste cose, anche se te lo dicessi quando sei sveglio. Ma domani sarò per te un vero papà. Ti sarò compagno. Starò male quando tu starai male, riderò quando tu riderai. Mi morderò la lingua quando mi saliranno le labbra, parole impazienti. Continuerò a ripetermi come una formula di rito. È ancora un bambino, un ragazzino. Ho proprio paura di averti sempre trattato come un uomo. E invece, come ti vedo adesso, figlio? Tutto appallottolato nel tuo lettino mi fa capire che sei ancora un bambino. Ieri eri dalla tua mamma con la testa sulla sua spalla. Ti ho sempre chiesto troppo.